Maria Lanni è una giocatrice che ha giocato il main event del torneo Poker Club Lottomatica ed è arrivata a premio. Ma la tua è una storia tutta da raccontare. Come è iniziata questa avventura? Partiamo davvero dall'inizio. Niente, mi sono qualificata per Pokeri... Ma... Aspetta un attimo, posso... Ma già so... Siamo in diretta? Mamma mia, mi sono emozionata un secondo. Vuoi andare avanti? Riprova. Niente, mi sono qualificata a Pokerissimo e niente, ho giocato là, poi ho vinto un bonus di 200 euro e con quello ho giocato un torneo su Poker Club, sono arrivata seconda e niente, con i soldi che ho vinto là ho partecipato al main event. E qui sei arrivata? Sono arrivata 17esima. E hai vinto quanto? 2500 franchi. E adesso che fai? E adesso... Farò un altro torneo? Speriamo. Allora ti chiedo, quanti anni hai, da dove vieni? Allora, ho 22 anni, vengo dalla provincia di Caserta e... Sai, ti chiederanno, visto che esteticamente sei piaciuta molto, se sei fidanzato o single? No, single. Sai che tu adesso sarai gettonatissima dopo questa intervista da tutti i giocatori? Sì. Vuoi lanciare un appello, come deve essere l'uomo giusto? Un giocatore di poker? Andrebbe bene, così giochiamo insieme. Ti fai cocciare. Allora, ti chiedo, intanto qual è il giocatore di poker che ti piace di più? Sai, tra tutti i personaggi mondiali, i più famosi? Oddio, io faccio tifo per Chiarato perché l'ho conosciuto lì a Pokerissimo e quindi faccio sempre tifo per lui. Beh, è un bravissimo ragazzo, giovane, alto, voglio dire. Posso già fare un po' di gossip, posso dire che nasce un amore o niente? No, niente. Niente. In generale, come deve essere il tuo uomo ideale? In che senso? Esteticamente e caratterialmente? Niente, moro, alto e... E bravo a poker, praticamente mi hai detto Chiarato. No. Mi sto troppo emozionando per questa cosa. Allora, parliamo invece di te a livello pokeristico. Da quant'è che giochi? Un anno e mezzo forse, non lo so. Più o meno un annetto, eh. Qual è il tuo obiettivo? A vincere qualche bel torneo come questo. Tipo un main o... Ti piacerebbe fare la professionista di poker? Magari. Dimmi una cosa, ma studi molto adesso per diventare una giocatrice oppure fai altro? Io studio biologia a Napoli, niente lavoro e questo lo faccio un po' per hobby, non è proprio un... mi piace molto. Al tavolo qual è il complimento più carino che hai ricevuto in questi giorni? Ma non ce ne sono stati, tutti in silenzio a pensare al, al torneo. Insomma, si vede che evidentemente quando noi italiani, quando giochiamo, ci dimentichiamo delle cose più belle e il poker ci fa purtroppo anche questo effetto. Grazie, in bocca al lupo. Crepi.